Sulle rotte dei popoli del mare incominciamo qui il nostro viaggio nel Mediterraneo, un Mediterraneo particolare che è stato abitato e soprattutto navigato da grandi navigatori in epoche veramente antiche. Le testimonianze ci sono e sono incredibili. Laggiù a Norba, a Latri, Circeo, ci sono mura megalitiche che testimoniano la presenza di grandi civiltà che sono le popolazioni pelagiche che, prendendo vari nomi, avevano colonizzato tutto il Mediterraneo. Adesso scendiamo a terra e da Latina ci facciamo dare un passaggio per poter andare fin lassù a Norba e vedrete che strano viaggio potremo fare nel Mediterraneo alla ricerca dei popoli del mare. Nella pianura pontina, a 80 km a sud di Roma, c'è un costone di roccia che si innalza altissimo. Salendo si incomincia a vedere che la roccia si trasforma in mura. Eccole, le mura. Queste sono le mura di Norba, dell'antica Norba, antica non si sa quanto. Sono sicuramente preromane, di più non si può dire. In realtà potrebbero appartenere a un periodo neolitico molto indietro nel tempo. Sono mura enormi, c'è questa addirittura rotondeggiante, quindi una specie di torre. Siamo davanti a Porta Maggiore a Norba. Mura di questo tipo, costruite in questo modo, sono mura di una popolazione che, oltre a una grande abilità costruttiva sulla pietra, doveva avere un grande terrore, ma anche un controllo dei movimenti sismici della terra. Costruire qui e costruire in questo modo voleva dire salvaguardarsi dal crollo, perché mura di questo tipo non potevano crollare, non per la loro grandezza, ma per come sono fatte. Sono fatte in modo poligonale, cioè senza spigolo vivo, con uno spigolo che si incastra perfettamente. Quando ci sono movimenti tellurici, queste mura, invece di crollare, si incastrano ancora meglio. L'ingegner Giulio Magli, nel suo libro I segreti delle antiche città megalitiche, dice che le mura più antiche sono sicuramente, per assurdo, le più perfette come costruzione e le più grandi. L'opera poligonale si basa sulla conoscenza e sull'applicazione di principi fisici avanzatissimi e qualcuno le ha collegate alla struttura molecolare del tessuto organico. Queste popolazioni avevano evidentemente, o erano giganti, come dice la leggenda, oppure avevano veramente delle capacità di lavorazione della pietra che noi abbiamo perduto. Non potremmo più costruire mura di questo tipo. Mura così grosse non ci sono neppure a Micene o a Troia. Sembra che queste appartengano a un periodo precedente alla stessa civiltà micenea. E la cosa ancora più sorprendente è che questa parte del Lazio è piena di fortificazioni come questa. Sembra quasi che qualcosa parte da qua, proprio dal Lazio, qui vicino a Latina. Da questa Norba, ma non solo, da Latri e dal Circeo e da altre zone che proprio su questi monti si sviluppano e creano qui una civiltà. Civiltà che ha il suo riferimento nel mare. Quindi la domanda è: che intenzioni aveva questa popolazione che costruiva in questo modo e che aveva sicuramente la sua base nel Mediterraneo? L'archeologia ufficiale non è in grado di datare queste mura, così tutto rimane nell'oscurità e si pensa a questo periodo preromano nel quale delle popolazioni di qui avrebbero costruito queste mura, non solo qui ma appunto in tutta questa parte del Lazio e poi oltre. Ecco, sono di fronte al panorama che si vede da Norba, dall'antica Norba. Lì ci sono le mura, qui di fronte a me, e qua c'è il panorama che potevano vedere gli antichi. Avevano scelto bene. Tutto attorno varie città, dal Circeo a Norba, ad Alatri, che avevano scambi e che avevano un'unica civiltà.
con le città fortificate e arroccate stavano sui picchi più alti e sotto c'era il mare, o forse, come abbiamo visto a Troia e ovunque fossero i Pelasgi, una palude che è stata tale fino agli anni 20 quando è stata bonificata. Cosa c'era qua? Per capirlo sono andata tempo fa anche al Circeo, dove ci sono altre mura ciclopiche. Ed eccole le mura ciclopiche del Circeo. Delle mura veramente misteriose. Masse calcarei portate da dove? Sollevati da terra, incastrati perfettamente. Cioè, questa è una costruzione veramente incredibile, molto misteriosa. Chi l'ha fatta? L'ho chiesto anche a uno studioso delle mura megalitiche del Circeo, Gianluigi Proia. Abbiamo uno dei reperti più interessanti della protostoria italiana. Sono mura romane le mura ciclopiche, no? Secondo la storiografia ufficiale sono considerate mura romane, però dal metodo di costruzione non sembrerebbe proprio. Una cosa è certa, che resti di questo genere sono presenti sia in Italia sia nell'America del Sud, a Cuzco e a Machu Picchu, giusto per dire dei nomi che sono nell'immaginario collettivo di tutti. Qui in Italia sin dall'Ottocento sono state studiate, poi ha prevalso la storiografia ufficiale. E per cui mura romane. Che le data come mura romane. Perché insomma è più facile, no? È più scontato, direi. È più scontato e più facile dire così. Nel Lazio meridionale sono presenti ben 200 siti in cui ci sono mura ciclopiche. Infatti grandi mura ciclopiche le troviamo anche ad Alatri, le troviamo a Ferentino e le troviamo ad Arpino. In Italia potrebbe essere esistita, in questa parte dell'Italia, una civiltà anteriore a quelle di cui abbiamo traccia. Di conoscenza, gli Etruschi, i Romani, eccetera. No, c'era qualcosa di prima di... Sì, alla metà degli anni 30, infatti, ci furono alcuni ricercatori, ne cito soprattutto uno, Evelino Leonardi, autore nel 1938 di Le origini dell'uomo, che all'epoca riscosse un grande successo, fra l'altro se ne interessò anche Gabriele D'Annunzio, che ipotizzarono proprio l'esistenza di una sorta di Atlantide mediterranea, di cui questa zona, il Lazio meridionale, era proprio il centro. Insomma, questa Atlantide, che comunque poi si trova ovunque, perché lo troviamo anche qui, anche in Italia, allora diciamo, era una civiltà estesa. Sicuramente l'Atlantide... Una globalizzazione delle civiltà scomparse. Esatto. Sicuramente l'Atlantide è qualcosa che c'è nell'immaginario collettivo, però altrettanto sicuramente è un indice di un'antica civilizzazione oggi completamente dimenticata. Che aveva globalizzato l'intera Terra e i cui abitanti probabilmente si spostavano per la Terra e l'avevano conosciuta, l'avevano mappata e probabilmente erano grandi navigatori. Era il regno degli antichi re del mare. Piacere, io mi chiamo Susi e Gianluigi. Faccio... Tempo fa queste mura sono state aggredite con le ruspe, probabilmente perché forse si cercava qualcosa o si volevano abbattere, non si è capito. E poi qua c'è una porta, quello che resta di una porta, appunto megalitica anche questa. Sopra c'era l'architrave, il masso che è caduto, è stato fatto cadere. Fra l'altro questa è stata anche bombardata perché era una postazione nell'ultima guerra, mi sembra. E poi qui ci sono gli incastri per chiudere la porta, per fare incastrare e incassare la porta definitivamente, che da sopra veniva fatta scendere e poi si incastrava così e non si muoveva più. E doveva avere l'aspetto delle mura di Troia. Ma è proprio impossibile datare queste mura? No, impossibile non è, in quanto possiamo vedere dei frammenti di legno pietrificato. Se per esempio potessero essere datati intorno al 1000 avanti Cristo, questo significherebbe che nel 1000 avanti Cristo queste mura già esistevano e quindi verrebbe a cadere l'ipotesi storiografica che ne data la costruzione al 390 avanti Cristo, l'ipotesi classica romana. Non sarebbero mura romane, ma sarebbero mura preromane. Preromane. Effettivamente uno dice, perché andare a Machu Picchu? Se qui al Circeo si possono trovare delle mura così.
Ormai le ipotesi su Atlantide sono tantissime, chi pensa che sia a Santorini, chi pensa che sia alle Bahamas, chi pensa che sia in Sardegna. In realtà, probabilmente, se c'è stata una civiltà così importante come quella atlantidea, distrutta da un cataclisma, probabilmente le persone che si sono messe in mare dopo il cataclisma avranno portato in giro per il mondo la loro informazione. E che questi non siano i famosi Pelasgi che costruirono queste mura e quelle di Norba, dove sono io adesso? E se il Lazio era un'Atlantide mediterranea, allora è possibile che il nostro Enea, colui che parte da Troia portandosi il figlioletto e il vecchio padre sulle spalle, alla fine tornasse non in un luogo che non conosceva, ma in un luogo che conosceva bene, quasi alla sua origine. Quindi i romani arrivarono molto dopo. Le mura non sono romane. Lo disse persino la viaggiatrice del Settecento, Marianna Candidi Dionigi, una nobile romana appassionata di mura megalitiche come me, che nel suo libro Viaggio in alcune città del Lazio che dicono si fondate dal re Saturno, descrive e dipinge le mura ciclopiche del Lazio, chiedendosi chi le avesse erette e arrivando a chiamarle lei per prima pelasgiche. Del resto, le fonti antiche parlerebbero chiaro. Dionigi di Alicarnasso, nel 60 a.C., dice che quando i Pelasgi si mescolarono agli antichi abitanti della zona, li aiutarono nella guerra contro i Siculi, cacciandoli dal Lazio, e fondarono le loro fortificazioni. E qua c'è una parte invece romana, e questo che fa poi sempre interpretare questi luoghi come pre-romani genericamente, perché poi dopo i romani arrivano e naturalmente fanno strade e tutto il resto, e quindi Norba diventa una città romana. Ma i romani fecero guerra all'alleata Norba nell'82 a.C., quando durante la guerra civile che opponeva Silla a Mario, il console di Norba si schierò contro Silla a favore di Mario. Silla vinse e il destino di Norba fu segnato. Il generale Emilio Lepido saccheggiò e diede alle fiamme la città. Si narra che gli abitanti, per non arrendersi ai conquistatori, si gettarono dalle mura, preferendo la morte al dominio romano. Il sito dal punto di vista paesaggistico è magnifico. Un balcone sulla pianura dal quale si buttano quelli che fanno parapendio, sfruttando la magica corrente ascensionale che è creata dalla posizione della montagna sulla quale si trova Norba. Come sono le mura dall'alto? La cinta muraria è ancora integra, prende proprio tutta la testa della collina ed è bellissimo. Allora devo andare anch'io. Devi fare un biposto e farti portare. Ebbene, qui da Norba anch'io voglio vedere le mura dall'alto e mostrarle anche a voi, perché secondo me è da qui che bisogna incominciare a esaminare questa storia, questo momento della storia che è stato dimenticato e che non vuole tornare fuori. Nessuno ne vuole parlare. Invece bisogna parlarne. Pronto, pronto, mi senti? Ma ti sei buttata veramente o cosa? Ma certo che non mi sono buttata giù col parapendio, ma ti pare? Ah, no. Era per dare il brivido. Scusa, ma adesso per dimostrare la tua teoria non è che pensi di andare in Perù? Ma dai, ma no, non devo andare in Perù. Ti farò vedere nella prossima puntata un'altra avventura meravigliosa. E si tratta di andare fino in Calabria. Ah, ti limiti ad andare in Calabria, sì, va benissimo. Dalle parti di... qui, Roccella Ionica, e lì c'è un mistero incredibile, sulla Sila, l'elefante dell'Incavallicata. Perché non vieni? Ti raggiungo con Zoe quando nostra figlia finisce la scuola, quando io finisco il lavoro, veniamo, però mi fai fare delle vacanze, non è che io, sai... Se hai un motivo storico, archeologico da andare a cercare, la vacanza ci guadagna. Va bene, questo è giusto. Vabbè, allora farò vedere a te e anche a voi la prossima puntata dei Popoli del Mare. Non perdetela. Non perderla! Seguo. Ciao. Ciao, ciao.